Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a realizzare insieme questo make-up provando un sacco di novità arrivate in casa di Lihica. Alcune me le avete consigliate voi e alcune sono arrivate dai brand, quindi let's go! Finalmente ragazzi e ragazze, non avete idea da quanto tempo avevo voglia di fare un bel video in cui proviamo le novità make-up insieme. Sono contentissima finalmente di riuscire a realizzarlo e sono felicissima di comunicarvi che oggi ho uno sponsor davvero speciale per questo video. Stiamo parlando di Dude Skincare, che ringrazio veramente tantissimo, non solo perché mi hanno permesso di scoprire dei prodotti veramente unici e particolari che si ispirano alle zone blu. Per chi non lo sapesse, sono delle aree del mondo che sono state così chiamate perché qui le persone vivono molto più a lungo e molto meglio. Quindi i loro prodotti sono creati ispirati appunto a queste zone del mondo, proprio per promuovere anche il concetto di slow aging nella loro skincare routine, composti da ingredienti naturali ad altissima efficacia. Sono veramente molto interessanti e felicissima di comunicarvi anche un bel codice sconto del 35% che potete utilizzare sul sito, valido però solamente fino al 9 di marzo, quindi giusto per celebrare in tempo la festa della donna e per ricordarvi di amarvi immensamente, prendendovi anche cura della vostra pelle, del vostro aspetto esteriore in modo efficace e meglio se con principi attivi realmente funzionali come quelli presenti all'interno della skincare Dude. Ve la faccio vedere un pochino più da vicino. Iniziamo la nostra skincare con Refresh, il detergente di Dude. Sono arrivata già fino qui, è un detergente molto delicato che pulisce a fondo, quindi vado a lavare il viso, a bagnare il viso, dopodiché applico lui. Questo detergente contiene acido salicilico, quindi perfetto per le pelli misto, grasse con imperfezioni come quella della sottoscritta. Inoltre contiene un estratto di spinace e di tè verde che vanno proprio a pulire in profondità la pelle rispettandola. Devo dire mi trovo benissimo, non è eccessivamente schiumogeno, quindi la sensazione dopo aver deterso la pelle non è quella di una pelle che tira, ma è in assoluto stato di comfort perché è veramente molto 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 delicato ed è perfetto da abbinare anche un'eventuale doppia detersione. Potrete notare da voi che dopo la detersione la pelle è assolutamente rispettata, morbida e purificata. Passiamo quindi ad Awake, che è la loro crema contorno occhi. Dal momento in cui l'ho aperta ho detto ok, ci siamo. Formula bella corposa ma non assolutamente pesante, che contiene al suo interno estratto di tartufo, acido ialuronico ovviamente, e un complesso di vitamina C che va a ridurre e levigare le linee sottili del perioculare. Veramente goduriosissimo questo prodotto. È perfetto pre-makeup perché non fa eccessivo spessore ed è veramente veramente bello sia da applicare che da indossare. Anzi, vi dirò che secondo me migliora anche l'aspetto poi del correttore al di sopra perché lo rende più morbido ed elastico. Inoltre, questo prodottino rafforza la barriera cutanea in questa zona così sottile e migliora il microcircolo. Di conseguenza, migliora anche l'aspetto di borse e occhiaie. È arrivato il momento di Reclaim, il siero energizzante, rivitalizzante, che va semplicemente a rivitalizzare, appunto, idratare la pelle in profondità. È un prodotto a rapidissimo assorbimento, ma come tutti i prodotti della linea skincare Dude, quindi veramente veramente confortevoli anche sotto questo aspetto. Rivitalizza, rassoda e promuove appunto il concetto di slow aging, così facendo, perché andrà a rallentare sempre di più l'invecchiamento naturale della pelle. Veramente si assorbe in un secondo. Contiene all'interno olio di avocado e olio di macadamia e sono ingredienti ricchi di vitamina A ed E. Ovviamente sappiamo la vitamina A è un ottimo rinnovatore cellulare, la vitamina E va a illuminare, rinfrescare e dare tono e turgore alla pelle, veramente veramente piacevole. Dulcis in fondo Restore, questa è una vera chicca, questa crema veramente goduriosissima perché è una cremina, vedete? Veramente molto molto sottile, fantastica perché contiene bakuchiol, sappiamo essere l'alternativa vegetale del retinolo, multipeptidi, niacinamide per rafforzare la barriera cutanea, è un prodotto che idrata in profondità la pelle senza però renderla unta e appesantita, senza fare quello strato fastidioso che non solo sotto il make-up può dar fastidio a pelli misto grassi come la mia, ma proprio poi darà fastidio anche nel corso della giornata, no, lei rimane proprio a rapido assorbimento e lascia proprio la pelle idratata
idratata, rendendola super morbida, aiutando a ridurre i segni dell'invecchiamento precoce, con un effetto lenitivo e nutriente, aiutando ovviamente la pelle a ritrovare il suo naturale stato di idratazione e stimola anche il rinnovo cellulare. Praticamente è una bomba di crema. Sto utilizzando i prodotti Dewt da più di un mese oramai e mi sto trovando molto molto bene. A maggior ragione io, avendo l'acne, ho una barriera cutanea alterata e loro mi stanno aiutando moltissimo a sfiammare di tanto l'irritazione e a restituire la naturale barriera di protezione della pelle, per evitare appunto che i brufoli proliferino e che la pelle si sensibilizzi ancora di più. Mi sto trovando davvero tanto bene e trovo davvero bello e importante ricordarvi di prendervi cura della vostra pelle sempre e comunque, in occasione della festa della donna ancora di più, perché davvero troppo spesso ci ritroviamo assorbite completamente da casa, lavoro, famiglia, e troppo poco è il tempo che dedichiamo a noi stesse. Mi raccomando, ancora di più in questo giorno ricordiamoci di celebrare non solo la festa ma soprattutto noi stesse, amandoci e prendendoci cura di noi. Spero che possa incuriosirvi questo brand, nato da pochissimo, è veramente molto 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 interessante e attento alla composizione dei suoi prodotti. E adesso, senza indugio e senza spavento, possiamo iniziare a provare le novità make up dell'ultimo periodo. Bene ragazzi, prima di iniziare sappiate che, se non mi seguite su Instagram, ho acquistato il dupe anche del Dyson Air Wrap, e stavolta, ragazzi e ragazze, credo proprio di averlo beccato, perché comunque adesso non l'ho utilizzato per questa volta, però lo sto testando, sto vedendo un po' come mi ci trovo e devo dire che il test sta andando bene. Credo di averlo azzeccato, perché non stiamo parlando del fake Dyson dei China People di cui vi parlavo qualche tempo fa, ma di uno strumento che è veramente, ma veramente tanto simile. Quindi se siete interessati a spendere tipo 300 euro in meno, rimanete sintonizzati, ecco. Ora finalmente passiamo al testing dei prodotti e quindi mi avvicino. Oggi ho stranamente un colorito sano, molto piacevole questa cosa. Mi piacerebbe molto iniziare con la nuova BB Cream di Caudalie, ma dovendola applicare con le mani, diciamo che con queste unghie qua non è proprio il massimo della vita, perché poi mi va tutto sotto, non mi piace la situa. Quindi questa la rimandiamo ai G, così da poterla provare liberamente senza avere queste unghie che, non essendo ricostruite sulle mie, ovviamente poi può infilarsi roba. Vabbè, rimandiamo di G. Quindi mi metto un fondotinta al volo. Quale metto? Non l'ho preparato. Proviamo insieme, ma forse riproviamo, perché giuro non ricordo, ho questa vaga idea che forse l'abbiamo già provato assieme. Comunque sappiate che lo sto testando da un pochino, vi posso già dire più o meno che cosa ne penso. Il celeberrimo Lasting Finish di Rimmel, fondotinta di cui hanno parlato anche i muri. Letteralmente io ce l'ho nella tonalità 160 Vanilla. E adesso vi dico cosa ne penso, perché sinceramente c'è da parlarne, ecco, c'è da parlarne. Questo fondotinta è un breathable full coverage lightweight foundation. Teniamo a mente queste parole, perché per me è molto importante, dal momento che il full coverage è un qualcosa che mi interessa. Avendo io un acne ormonale, devo vederlo sto full coverage, no? Quindi adesso ve lo faccio vedere. Air Full Coverage. Lo sto stendendo tra l'altro aiutandolo, perché questo è un flat bookie, un pennello dalle setole molto fitte, quindi aiuta a massimizzare la coprenza del prodotto. E mo' ve faccio vedere, perché viene osannato letteralmente da tutti, un fondotinta che veramente simula la pelle reale del viso, second skin effect e tutto quanto. Fermo restando che a me non interessa minimamente emulare la pelle naturale che ho, perché fa schifo anche a livello di grana e di texture, nonostante la curi in maniera abbastanza ossessiva compulsiva, continua a essere una brutta pelle, e ormai credo che, avendo superato i 30, non potrà che peggiorare in termini di texture, compattezza, tono, eccetera. Quindi ormai, diciamo, ci ho fatto pace, va bene così. Però ecco, una passata, questo non è un full coverage. Facciamo un'altra passata doppia di prodotto e vediamo se riesco a stratificare. Ha un profumo molto buono, sa di crema. Mi piace sinceramente molto quando i prodotti, soprattutto i fondotinta, sanno di crema. Crema neutra, non lo so, mi sa di pulito e mi piace moltissimo la cosa. È molto luminoso a mio avviso,
proprio perché simulando la pelle naturale del viso noi non abbiamo una pelle naturalmente opaca, quindi lui rimane luminoso. Il colore è azzeccatissimo per me, decisamente sì, però rimane il fatto che, cari amici, questo non è un full coverage foundation, ma proprio per niente, perché vedete che continuano a vedersi i rossori. Ragion per cui ci tenevo a darvi il mio feedback. Se avete problemi di acne, rossori importanti, grana brutta della pelle e cercate un fondotinta che realmente vi dia soddisfazioni nell'indosso, sia in termini di durata lunga sul viso, no transfer, waterproof, migliori la texture della vostra pelle, raga, stiamo sulla stessa fascia di prezzo. Andate, ma proprio andate, con la fede nel cuore, con il Super Stay Active Wear di Maybelline. Veramente questo è un fondotinta fenomenale, che dà le piste a tantissimi fondotinta decisamente più costosi, costa uguale, a volte pure meno, veramente ad alta coprenza e decisamente più long lasting di questo, che di fatto rimane spesso e... sì, è vero, è skin like, però a me non mi interessa avere lo skin like, quindi so che mi seguite anche per questo. Sappiate che non è adatto alle pelli misto grasse e acneiche. Passiamo quindi alla novità Herborian arrivata da pochissimo in casa di Lichicca. Stiamo parlando del Super BB Concealer. Non so se ricordate che io feci una bellissima collaborazione con Herborian, un brand che mi piace tantissimo, con cui ho lavorato benissimo in passato, proprio sulla loro BB Cream, Super BB. E io adesso sono curiosissima di provare tonalità clair di questo concealer, perché la loro Super BB è tipo una cosa coprentissima e sono proprio curiosa di vedere lui. Caratteristiche principali del prodotto: dice che corregge perfettamente le occhiaie e o individuali imperfezioni, adesso ci arriviamo, leviga l'area intorno al problema, si applica e si stende facilmente senza fare caking o senza infilarsi nelle rughette di espressione, che se così fosse tanta roba, perché fidatevi che da ormai 31enne ci faccio caso a queste cose. Long lasting 12 ore con un risultato naturale. Allora, io qui non è che ho brufoli attivi, quindi posso andarci sopra, sono semplicemente gonfi ma non purulenti, se non è bello da dire, ma per farvi capire che se ci vado sopra non rischio di contaminare a livello batterico il prodotto. Vediamo un po', prendiamo un bel pennello da concealer, e questo è uno dei miei preferiti in assoluto, che vi segnalo e che utilizzo sia sul lavoro che per il mio uso privato, è il Neve Cosmetics Sky Corrector. Tra l'altro ci saranno in questo video anche delle novità neve che proveremo insieme. Forse è pure un po' chiaro Claire per me. Mi piace un sacco il finish demi matte che ha, questo sì, mi piace parecchio, però credo proprio che possa servirmi nude. Signor, credo che sia addirittura più chiaro possibile. No, vabbè, più chiaro no, ma più giallino sì. E vediamo un po'. Tra l'altro, se stratificando cambia qualcosa. Se stratificando io dovessi dirti addio, ne patirei. Sì, un po' troppo giallo, nude, per il mio colorito naturale forse, però bene, perché almeno sappiamo che esiste anche una tonalità un pochino più giallina di questo prodotto. Ma vi dirò che comunque, al di là di tutto, siamo riusciti abbastanza a coprire l'occhiaia, che ultimamente, viste le cose che stanno succedendo nella vita di Kika, è un po' tanto accentuata. Sto andando avanti e indietro veramente in continuazione, appuntamenti, cose, sto impazzendo, però vabbè, è un impazzire positivo perché si parla di cose belle. Sulle imperfezioni voglio dire, non è che sia proprio il correttore più coprente della vita, diciamo che ne ho provati altri decisamente più coprenti, però devo dire, sul contorno occhi, boh, non mi sembra male, vediamo con la durata. Intanto il fondotinta qua mi si è già infilato incredibile nelle rughe della fronte, cioè pazzesca sta roba. Pazzesca. Voglio assolutamente provare con voi questa novità di Pixi, si chiama H2O Skin Veil Translucent, è una cipria in polvere libera, super sottile, che fissa e fa da finish. Allora, la quantità è imbarazzante di questa cipria, perché è veramente veramente piccola, ci sono dentro solo 5 grammi di prodotto. Sperando di non far casino, vedete quel che ha di particolare, la sua texture molto 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 sottile, però è un H2O, io sono curiosissima. Usiamo un puff di Huda Beauty, tra l'altro vorrei farvi anch'io il confronto tra peach e pink, anche se per me non funge, perché essendo un sottotono neutro
In realtà non sto bene né col peach né con il pink. Spoiler. Qua sono spariti i pori. Qua ci sono i pori. Qua non ci sono più. Molto bene. Ed effettivamente è una cipria che non secca. Cioè non mi sento secca. Mentre con le Easy Bake di Huda succede ogni tanto che ti senti proprio questa sensazione di seccume addosso. Almeno mentre la applichi senti proprio la pelle che si inaridisce. A me succede così. Con questo non mi sembra stia accadendo. Ok, di per sé il correttore non è andato nelle pieghe, quindi questo è positivo. Mi piacciono questi puff di Huda. Non so se li ha messi in commercio, questi mi sono arrivati nel PR pack, perché riesco ad andare anche all'angolo interno in maniera un pochino più decisa rispetto a quelli di Amazon. Comunque per ora devo dire tanta roba. Io ogni volta che metto la cipria poi mi devo sempre soffiare il naso, perché toccandolo mi viene sempre da soffiarlo, pazzesco. Per ora opacizzazione perfetta, sensazione veramente bella sulla pelle, top. Non male per niente questa ciprietta, eh. Bisogna vedere poi nella tenuta effettiva del prodotto come siamo messi. Sono una scema, fatemelo dire, perché volevo provare con voi Ecstasy Coco di Neve Cosmetics, che sarebbe uno dei loro mini stick. Questo è un lip and face balm. Volevo provarlo per il contour, ma ovviamente me lo sono dimenticato. Quindi andremo semplicemente ad abbronzare leggermente il viso con questa bellissima powder di Caudalie, di cui vi ho già parlato e che mi sta piacendo un sacco per fare ciò. Si chiama Poudre Bronzant Longue Tenue ed è presente in un unico colore universale, ma vi dirò che secondo me, essendo un prodotto molto facile da gestire, da costruire, potete stratificarlo. Ovvio non copre i dark skin, questo no, però riuscite a stratificarlo bene, quindi diciamo che una pelle medio chiara può usufruirne. Sarebbe bello fosse così anche per le pelli scure. A me piace molto perché è leggermente aranciatina, in effetti mi dà un po' quella sensazione, vedete, di viso colorito e abbronzato naturalmente, ma non è un prodotto da sculpting, non va confuso come tale. Mi piace perché mi ravviva effettivamente un po' l'incarnato. Arriviamo a un'altra novità Neve Cosmetics, che si chiama il sopraccigliatore. Fatemi fare un plauso a Neve, perché il video lancio di questo prodotto bellissimo, veramente veramente bellissimo. Allora mi hanno mandato ebano e castano, ce ne sono ovviamente delle altre in gamma, e il sopraccigliatore non è nient'altro che un color eyebrow stain. Allora, lo provo oggi insieme a voi per la prima volta, mi mette un po' di inquietudine per via del suo applicatore, vedete? Perché non lo so. Allora, l'idea è proprio quella di colorare la zona delle sopracciglia. Non pretende di essere un prodotto super preciso come un eventuale brow pen o di essere una matita, proprio di riempire. Non so se questo effetto potrebbe piacermi, vediamo cosa succede. Ragazzi e ragazze, l'unica è tentare. Sto usando castano perché di recente sono stata al creative team e ho sistemato il colore, l'ho fatto meno biondo e voglio vedere se questa tonalità potrebbe andare bene per la mia tonalità attuale. Oddio, forse sì, forse sì, che in realtà forse Mi piace proprio perché, raga, in un attimo io ho riempito il sopracciglio. Questa cosa per me è power. Bello, raga, bello, eh? Mi piace un sacco. Ma veramente tanto. Io di qua sono riuscita a essere più definita rispetto a qua. Qua è più naturale l'effetto all'inizio. Bello, ragazzi e ragazze, mi piace questo prodotto. Decisamente sì. Ho aggiunto, tra l'altro, in questo frangente un po' di lip oil di Essence, sperando non mi faccia quel pallino terrificante da bavetta, perché sto prodotto tende a farlo ed è una cosa schifosissima, però mi piace perché effettivamente idrata abbastanza bene le labbra. Sono stata al DM qualche giorno fa e ho trovato finalmente il The Blush 60 Beaming, qualche giorno prima che uscissero i nuovi blush di Essence. Questo è un blush che a me piace tanto, veramente tanto, perché è molto chiaro ma molto 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 delicato. Cioè il colore che ha è veramente grazioso, super naturale, e me lo sono ricomprato perché non lo trovavo più. Non ho blush nuovi da farvi vedere, quindi andiamo di lui e via. Guarda che carino che è, dolcino dolcino. E ora veniamo a una delle parti più succose del video in assoluto, perché stiamo parlando di una palette che mi avete segnalato voi.
tantissimo, mi avete riempito i direct di Instagram e vi ringrazio perché quando mi segnalate queste perle, raga, sono la persona più felice del mondo. Parliamo di La Mora, la Nude Eyeshadow Palette. Non vi ricorda qualcuno? Esattamente sì. Diciamo che alla Mora piace scopiazzare la zia Natasha, ecco, e questo è proprio il palese esempio di una scopiazzatura della famosissima e da me amatissima I Need a Nude Palette di Natasha. Quindi oggi andiamo a realizzare un look con lei, iniziamo a familiarizzare con questa palette, dato che sì, vedete che è stata swatchata perché c'è lo swatch party online sul profilo Instagram se lo volete andare a vedere, ma di fatto io non l'ho ancora utilizzata sugli occhi, quindi ragazzi e ragazze vi avvicino. 9,90 mi sembra di averla pagata, una cosa del genere, su Amazon. Ovviamente vi lascio il link giù nell'info box, vi basta cliccare altro sotto al titolo del video per avere tutta la lista dei prodotti utilizzati. E direi che possiamo fare un occhio con Toasty, proviamo a fare due occhi differenti. Di qua facciamo quello un po' più freddo. Sto utilizzando un pennello Jessup. È il set di Mercoledì Adams, come lo chiamo io, che non ha purtroppo numero. Questo è veramente un marroncino di un chiaro, ma chiaro chiaro chiaro, proprio pietra, un color pietra. Con un altro pennello sempre di Mercoledì Adams prendo Cocoa e vado a fare un pochino più di piega, dare un pochino più di profondità. Le altre palettine che ho di La Mora, che ovviamente emulano sempre quelle di zia Natasha, hanno un'ottima qualità di polveri, devo dire, quindi mi aspetto grandi cose. E ora vado direttamente con Eclipse, ok, andando quindi ad intensificare la mia piega piano pianino perché non vorrei fare pazzugo. Sembrerebbe anche buona la stratificabilità del pigmento. Vado con un pennello da ombretto di Essence a prendermi Serene e vado in questa parte qui, bello luminoso, ma forse ci voleva Glint, che era un pochino più scuro qui, Sì, forse sì. Però comunque super mega luminosi, quindi riprendo Serene e vado un pochino più in là. Che voglio veramente cercare di provare tutti i colori, anche se so che è difficile, ma ci voglio provare. Mi è appena caduto un blocco di glint perché, come vedete, è estremamente cremoso. Però io qua non devo perdermi la profondità, quindi ci sfumo sopra un po' di Eclipse. Pennello senza più né nome né padrone, vado di Amber e poi di Aurora. Amber lo voglio mettere qui, in questa zona. Quasi non si vede, in swatch rendeva molto meglio. E Aurora lo metto all'angolo interno, ecco, Aurora mi piace, però Amber peccato perché rendeva molto bene in swatch. Ha delle micro perlescenze super luminose all'interno che non sono niente male. E praticamente abbiamo fatto il nostro look. Io adesso con un pennello penna, come sempre, userò un Jessup 230 del set in bambù, vado a ricrearmi la sfumatura qui sotto. Quindi riprendo Toasty, che di tostato c'ha ben poco perché è più uno stone. Mi riprendo Cocoa, che di Cocoa c'ha ben poco perché è un altro color pietra, un taupe piuttosto. Mi riprendo Eclipse e vado proprio qui sotto le ciglia inferiori. Poi mi riprendo un pochino di Glint e lo applico qui sotto. E poi vado diretta con Aurora qui per completare e la metto anche sotto l'arco sopraccigliare Aurora, perché ci sta benissimo secondo me. Non male davvero, non male davvero. Passiamo da questo lato. Da questo lato io partirei direttamente con, allora, iniziamo con Cashmere. È un Jessup, questo è il fratello della famiglia Adams come set, perché è quello color panna che non ha proprio numero. Cashmere è un colore chiarissimo, cioè praticamente sulla mia pelle non si vede, letteralmente. Quindi andiamo diretti con Cinnamon. Sono degli opachi estremamente vellutati e questo è veramente molto simile a quello di zia Natasha. Tra l'altro, se vi può interessare un video battle tra lei e l'originale, fatemelo sapere nei commenti. Sinceramente sono curiosa anch'io e se so che il video vi può interessare potrei proprio realizzarlo in breve tempo. Guardate come sono leviganti sti ombretti, cioè pazzesco. At this point mi prendo un Jessup 231, vado a prendermi Enigma e mi intensifico la piega. Questo è proprio un peschino delicatino che più di un tot non riesco proprio a rendere
più intenso e non ho un altro colore più profondo di Eclipse, perché vedete Enigma è l'ultimo degli scuri, quindi proviamo con Eclipse. Voglio proprio vedere cosa succede se ne aggiungiamo un po' qui. Ovviamente con una base più rosata mi diventa leggermente più violaceo, mentre di là è diventato più grigio. Vi vado piano pianino, raga, perché non voglio scurire troppo, sinceramente. Si blenda bene anche con il rosa, devo dire. Guarda che correttore un pochino nelle pieghe ci è andato. Vabbè, tollerabilissimo, tollerabilissimo, perché non è super segnata la piega. Molto bene, molto molto bene. Altro pennellino di Essence da ombretto. Vado a prendere Halo, che raga, cioè, quando l'ho swatchato ho detto ok. Ok, perché questo è praticamente... Oh mio Dio, guardate qua. Allora, ha un occhio ben attento e credo comprensibile il fatto che non si tratti di quell'ombretto là della zia, ma proprio no. Vedi, la battle serve proprio anche a questo, a spiegarvi effettivamente le differenze, però porca miseria, cioè porca miseria, ragazzi. Ma guardate qua che roba. E adesso per me è d'obbligo andare a prendere Quartz, che Quartz sarebbe l'altro della palette colore fighissimo. Questo qua effettivamente anche nell'originale non ha una base colore, molto figo. Molto molto figo. Oh my god. Oh my god. Pennellino penna senza più né nome né padrone. Vado semplicemente a rifare, come dall'altra parte, la sfumatura qui sotto. Quindi tu tu tu. Così. Poi mi prendo un goccino di Enigma e con un goccino di Eclipse do una leggera profondità, perché sinceramente non vorrei scurire troppo l'angolo esterno in questo look. Ok ragazzi e ragazze, ok, allora mi riprendo Aurora, vado semplicemente, li abbiamo usati praticamente tutti, vado all'angolo interno e anche qui la utilizzo sotto l'arco sopraccigliare, così, e sfumo. Voilà, molto bene ragazzi e ragazze, molto bene. Devo dire, questa palettina è decisamente interessantina. Ripeto, fatemi sapere se vi interessa il confronto con l'originale. E ora andiamo a provare una novità in casa Puro Bio Cosmetics, il Full Love Extra Volume Mascara, che devo dire sembrerebbe fare meraviglie e ha uno scovolino che mi fa impazzire. Allora, al momento la pasta del mascara è abbastanza liquida e secondo me leggera, molto leggera, quindi non lo so, secondo me qua ci va un attimo che si rapprenda, però provo a fare comunque una seconda passata, vediamo. Deve diventare un pochino più consistente per far sì che le mie ciglia risultino effettivamente pimpate. Lo percepisco mentre lo stendo troppo sottile, troppo leggero. Secondo me questo mascara ha bisogno di rimanere un po' aperto. Mi sporco un sacco, veramente troppo, perché cerco di spingere per farlo rendere di più. E lo rivalutiamo. Per adesso lui è no. Ma diamogli una seconda chance. Aspettiamo un attimo che si asciughi e continuiamo con il nostro viso. Credo di non avervi fatto vedere su YouTube e spero possiate trovarlo ancora disponibile nei negozi. Questo illuminante che era della collezione di San Valentino di Catrice Cosmetics. Ci ho fatto un look su Instagram, ma su YouTube non ve l'ho fatto vedere. Raga, è una figata. È bellissimo, è proprio uno di quegli illuminanti che piacciono tanto tanto al Dilly Chicca, perché super sottili e con un effetto quasi metallico. Mi prendo il mio bel pennellino da illuminante, eccolo qui in tutto il suo splendore. A me piacciono da matti gli illuminanti di Catrice, veramente sono una figata. Prima di passare alle labbra, in realtà io ho preso delle ciglia finte su Amazon, che quando mi sono arrivate ho detto oh mio Dio, ma quanto cavolo sono lunghe, però ho pensato che potrei forse recuperarle tagliandole a metà, perché non so se vedete, sono bellissime, tipo effetto foxy eyes, ma sono tanto lunghe, quindi voglio provarle insieme a voi, vedere un po' se mi ci vedo, perché da un botto che non metto delle ciglia finte così, ma da una vita, sono fighissime però, guarda che roba. Non credo proprio di vedermici, ma proviamo, proviamo! Che ansia, raga. Poi perché ho preso sta roba, mi chiedo? Se tanto non le metto così da una vita e mezza. Lo so, questi sono quegli acquisti compulsivi che ti ritrovi a fare la domenica mentre sei sul divano che non fai niente.
e decidi di buttare via un po' di soldi in queste cose qua. Ok, wow, not my story, definitivamente, decisamente not my story. Ok, che io non le metto neanche all'attaccatura proprio lì, però perché? Perché? Io mi chiedo, Miriam, perché ti viene da fare ste cose pazze? Cioè, queste sono da look, innanzitutto, decisamente più strong di questo. E poi comunque non... no! No, cioè no, non mi ci vedo, raga, via, basta, le tolgo subito. Proviamo a tagliarle a metà, vediamo cosa succede. E beh, dai, così va un pochino meglio. Va un pochino meglio perché comunque si mixano meglio anche alle mie naturali. Forse devo farle un po' meno corte, però dai, così non sono malissimo. Considerate che l'ho tagliata praticamente a metà. Quindi questa è la prima parte del ciglio finto. Non è male, così non è male, vi dirò. Mi manca un pezzo qui, proprio qui. Però non è male. Ma io le tolgo, perché per questo look proprio non ce le vedo per niente. Quindi leviamo tutto e via. Lasciamo stare così. A questo punto io direi che possiamo provare i prodottini contenuti all'interno di questo mini beauty troppo cute di MAC Cosmetics. Mi hanno mandato 3 tonalità dei nuovissimi MAC Ximal Matte Lipstick. Io amo infinitamente i rossetti MAC, ma proprio da quando iniziai a fare contenuti online li amo follemente. Ho la tonalità Marrakesh, Sweet Deal, Ruby Woo, ragazzi, abbiamo Ruby Woo, l'iconico Ruby Woo. Iniziamo con Sweet Deal, senza bordo labbra perché voglio giusto provarli così al volo, pack iconico di MAC, stupendo. Ok, cremoso ma non troppo, pigmentato ovviamente, sicuramente necessita di un bordo labbra. Il colore è veramente stupendo. Opaco ma burroso, veramente piacevole sulle labbra. Marrakesh. E qui ti sale il badabun cia cia. Ma la meraviglia del bullet, ragazzi e ragazze, cioè, di cosa stiamo parlando? Questo è proprio il classico rosso mattone. Sotto palco c'è un grosso bordello che fa badabum badabum cia cia. E ora arriviamo al principe indiscusso, forse uno dei rossetti più famosi di MAC. E stiamo parlando niente po' di meno, signore e signori, di Ruby Woo, ragazzi e ragazze. Quanto ho cercato questo rossetto quando uscì anni fa, quando diventò viralissimo. Era introvabile, il rosso rubino per eccellenza. Proviamolo. Ma raga, stupendo! Una vita che non lo indossavo. Bello, bello, bello. Io ero più tipa della Russian Red, vi dico la verità, perché mi piace il rosso un pochino più scuro, un pochino più intenso. Secondo me è più rubino quello che non questo, però anche lui sa il fatto suo, c'è niente da dire. And then, per concludere questo make-up, mi è arrivato il famoso e tanto discusso Infallible 3 Second Setting Mist. Dico tanto discusso perché ho visto i contenuti online in cui a qualcuno non è piaciuto, quindi sono proprio curiosa di vedere com'è su di me. Questo è un setting spray in bomboletta che dice di essere no transfer e di durare 36 ore. Vediamo. Questo prodotto contiene alcol per forza, e infatti il primo ingrediente di questo setting spray è l'alcol denaturato, che permette l'evaporazione immediata del prodotto e si sente. Per le pelli un po' più sensibili potrebbe dare un po' di noia, ma c'è da dire, ragazzi e ragazze, che abbiamo talmente tanti strati di trucco che prima che un setting spray ti dia noia ci vuole un po'. Sicuro è che sentite questo odore un po' alcolico, ecco. E poi lo sentite che c'è sul viso, almeno io lo percepisco. Rimane proprio secca un po', secondo me, il make-up. Ora, così non vi riesco a fare la prova del no transfer e del long lasting, dobbiamo provarlo su una lunga durata. Sicuramente la formula così in bomboletta è molto comoda rispetto a un classico setting spray, però a me il fatto dell'alcol non mi fa impazzire. Sono 75 ml di prodotto, sono curiosa di provarlo sulla lunga tenuta, proprio per vedere com'è poi a livello di scopo.
scorso Long Lasting No Transfer, però devo dire mi sembra mi abbia amalgamato bene gli strati del make up ed è veramente impercettibile, sottilissimo. Quindi ragazzi e ragazze, abbiamo terminato il nostro make up, questo è il risultato finale. Devo dire, io sono molto soddisfatta di quello che abbiamo provato oggi, sinceramente mi piace praticamente tutto, anche il correttore che di fatto poi non è andato così tanto nelle pieghette. Mi piace tutto, non c'è un prodotto oggi che posso dirvi non mi è piaciuto. Ora sono curiosa di sapere il vostro parere a riguardo nei commenti qui sotto il video, non dimenticate di lasciare un bel pollicino in su e di iscrivervi al canale per continuare a supportare la mia attività qui sul tubo, e mi raccomando fatemi sapere se vi può interessare il video confronto tra palette originale e palette imitazione della nostra zia Natasha. Vi aspetto nei commenti, vi ringrazio di cuore per aver seguito il video e se vi va ci vediamo nel prossimo, un bacione, ciao!